Intorno alla metà del III secolo a.C., Roma si scontrò con Cartagine, una colonia fenicia fondata nell'814 a.C. dai fenici di Tiro, nell'Africa del Nord. Nel corso dei secoli la città si era resa indipendente dalla madrepatria, dando vita a un impero marittimo che aveva posto sotto il proprio controllo la costa settentrionale dell'Africa, la Sardegna, la Corsica, parte della Spagna e la Sicilia occidentale. I rapporti tra Roma e Cartagine erano molto antichi. Forse già nel 509 a.C. era stato redatto un primo trattato tra le due città. Il patto era stato rinnovato nel 280 a.C., regolando per via diplomatica le diverse zone di influenza. Pochi anni dopo, però, la conquista romana della Magna Grecia cambiò radicalmente la situazione. Roma aveva fatto propri gli interessi commerciali delle colonie greche, le principali antagoniste di Cartagine. Inoltre, intendeva estendere il proprio dominio sulla Sicilia come naturale prosecuzione della conquista dell'Italia. La collisione tra le due potenze era quindi inevitabile. Dichiarare guerra a Cartagine significava far compiere alla politica estera di Roma un vero e proprio salto di qualità. Sino a quel momento, i romani avevano combattuto contro popoli bellicosi, i Galli, i Sanniti, ma meno forti politicamente e meno organizzati sul piano militare. Ora, invece, per la prima volta, essi dovevano affrontare un vero e proprio impero in grado di mobilitare notevoli risorse anche oltre i confini dell'Africa settentrionale. Anche gli obiettivi erano molto più ambiziosi. La sconfitta di Cartagine, la conquista della Sicilia, l'isola più grande del Mediterraneo, avrebbe proiettato Roma in una dimensione internazionale. Nel 264 a.C., Roma, accettando la richiesta di aiuto di Messina contro Cartagine, scatenò la prima guerra punica, che si svolse sostanzialmente nelle acque che circondano la Sicilia. Sul mare, i cartaginesi non avevano mai subito sconfitte, ma nel 260 a.C. la flotta romana riuscì a ottenere un'importante vittoria a Capo Milazzo. Fallito il tentativo di attaccare i cartaginesi in patria, i romani riuscirono a imporsi nel conflitto con una seconda battaglia navale presso le isole Egadi nel 241 a.C. Roma impose a Cartagine dure condizioni di pace, tra cui la cessione della Sicilia, che nel 241 a.C. divenne la prima provincia romana, della Sardegna e della Corsica nel 237 a.C.